Eccoci giunti alla seconda lezione di come sviluppare capacità medianiche. Una volta che il gruppo si riunisce e ha fatto queste prime sincronizzazioni viste nella prima lezione, si può iniziare a provare a stabilire un contatto. Ovviamente per stabilire un contatto serve un'intenzione, cioè uno dei partecipanti del gruppo deve avere l'intenzione di entrare in contatto con una particolare entità. Le entità, ovviamente possono essere di diversa natura. Nel mondo astrale, ci possono essere ancora dei residui dei corpi astrali di persone defunte, che normalmente sono le persone, diciamo, dei gruppi hanno interesse a entrare in contatto con un caro defunto, ma vi sono anche entità di altro genere. Bisogna dire subito che quando un'entità entra in contatto con un gruppo, cala nel gruppo, non è detto che poi corrisponda a chi ci si aspettava. Infatti bisogna sempre chiedere all'entità chi sei, che cosa vuoi, perché sei venuto qua. Perché comunque una risposta si ha, non va preso per oracolato quello che viene detto, in ogni caso. Quindi bisogna comunque lavorare sull'intenzione di un partecipante e gli altri devono, come dire, essere coadiuvanti. Questo partecipante non è detto che, cioè la persona che ha l'intenzione, diciamo, di entrare in contatto con una particolare entità, non è detto che sia il medium naturale, perché poi l'entità, per motivi suoi, diciamo, potrebbe decidere di entrare in contatto con un altro partecipante eventualmente. L'importante è che ci sia un'intenzione precisa e ci sia una motivazione. Quando si ha una canalizzazione, cioè si entra in contatto con un'entità particolare, c'è sempre un incontro, diciamo, tra due energie, l'energia del gruppo e l'energia dell'entità, e entrambi hanno delle motivazioni. Il gruppo, o almeno un partecipante del gruppo, ha una motivazione, che sicuramente è ciò che lo spinge, diciamo, a ricercare proprio quell'entità, e se anche dall'altra parte esiste una motivazione a stabilire tale contatto, è probabile che il contatto avvenga. Affinché possa venire il contatto, però, tra questi due mondi serve dell'energia. L'energia la può mettere il gruppo a disposizione dell'entità. Però, la prima cosa appunto da fare è avere una motivazione. Prima di iniziare la canalizzazione, bisogna dichiarare, la motivazione. Questa motivazione deve essere condivisa da tutti i partecipanti del gruppo. Sono cose preliminari che vanno svolte prima di iniziare la sessione vera e propria, ma sono veramente fondamentali, in modo che tutti possano condividere la motivazione, tutti possano, poi vedremo come, mettere a disposizione la propria energia affinché possa venire questa canalizzazione. Vi do appuntamento al prossimo video.